Monica Arcadio. Ieri gli investigatori della squadra mobile gli hanno chiesto nuovamente dei dettagli su quello che è l'incidente di Giuliano, misterioso incidente di Giuliano, lo ricordiamo, perché potrebbe trattarsi, e questa non è un'ipotesi tanto remota, di una vera e propria aggressione, dell'omicidio di Pierina. Quindi gli hanno chiesto nuovamente di quella sera e se secondo lui è possibile che i due eventi possano essere collegati, cioè se l'omicidio di Pierina possa essere collegato all'aggressione di Giuliano. Non solo, sembra, Eleonora, ti dico di più, che gli investigatori ultimamente si stiano soffermando anche su quell'incidente del 2 ottobre di Luis, ne abbiamo parlato anche ieri, quindi del giorno prima dell'omicidio di Pierina. Perché? Perché stanno cercando di capire in queste ultime settimane se anche quell'incidente, come quello di Giuliano, potrebbe essere stato simulato da Luis. Ricorderete che è importante quel passaggio per gli investigatori, per quella famosa zoppia, vera o inventata che sia, di Luis nei giorni proprio dell'omicidio, nel giorno dell'omicidio e nei giorni a seguire. Dunque, grazie. Davide, volevi aggiungere qualcosa su questo? Barzan? Più che altro, sì, è stato ascoltato dagli investigatori, è stata, insomma, 2 ore Loris, gli hanno chiesto, gli hanno, quali sono le sue opinioni in merito all'incidente di Giuliano, e quindi poi lui ha rimarcato di aver visto effettivamente Luis da Silva uscire dal garage di Via del Ciclamino alle 8 del 7 maggio 2023, quindi... non è stato neanche ascoltato a SIT, perché è stato convocato per le copie forensi dei suoi dispositivi, e quindi poi ha fatto una mera chiacchierata con gli investigatori. Ecco. Va bene, insomma, una chiacchierata di 2 ore, però è mica poca, esatto. Non è Barzanna. Non a SIT, non c'è stato un verbale, non c'è stato un verbale, hanno chiesto. Allora, Loris viene ritenuto dalla squadra mobile, ma anche dal procuratore, una delle persone più credibili in questa vicenda, perché ha sempre detto la verità, quindi viene stato dato anche atto. Quindi volevano delle sue opinioni, ecco, in merito, tant'è che l'incontro, insomma, la SIT non è stata neanche registrata, non è stata una SIT, una sommaria informazione testimoniale, ma è stata solamente una convocazione per le copie forensi, per l'aggiornamento che era previsto d'altronde. Va bene, va bene, insomma, abbiamo capito. Questo ci dice che gli investigatori sono sempre più convinti del fatto che l'omicidio di Pierina sia collegato con l'incidente di Giuliano. Certo. E questo penso che ormai sia un dato importante. Sì, no, ma infatti è una cosa che abbiamo da sempre pensato, ma anche perché Luis, in tutto questo, perché viene fuori non molto tempo fa che lui e sua moglie Valeria, in merito al giorno in cui Giuliano ha avuto l'incidente, hanno detto delle bugie, hanno detto di essere fuori Rimini e invece si trovavano proprio a casa o comunque nelle zone limitrofe. Certo. Quindi questo certamente è un elemento da aggiungere a dei tasselli che si vanno pian piano componendo. Allora, fra poco ritorneremo in aula.